Amici di Corse di Moto TV, il sonno e il silenzio avvolge ancora questo paddock. Quale paddock, chiederete voi? Quello del Virus Power CWS, campionato italiano velocità in salita, che qui da Deruta vede iniziare la sua stagione. Due giorni di gara, sabato e domenica, su questo tracciato tortuoso ma molto affascinante. E allora andiamo a vedere cosa è successo in gara 1, in gara 2, e conosciamo tutti i vincitori. La capitale della Maiolica, Deruta, ha ospitato per il quarto anno il campionato italiano velocità in salita. Dopo un venerdì dedicato alle prove libere e caratterizzato dal maltempo, sabato e domenica è tornato a splendere il sole, permettendo a piloti e appassionati di godersi appieno la 48 ore racing. Cominciamo dalla Chrono Climber, la disciplina basata sulla regolarità. Vittorie nella 675 per Leonardo Magrini il sabato, mentre la domenica primo posto per Francesco Mureddu. La 1350 ha visto primeggiare Alessandro Ferrara in giornata 1 e Vitas Frigobabbi nella gara 2. Passiamo all'epoca. Nel gruppo 5, la TT250 ha eletto trionfatore del weekend Nicola Fongaro e la sua Cagiva, con Orselli e Marchetti suoi degni avversari. Una vittoria a testa nella TT Sport per Jacopo Vettori su Yamaha ed Emiliano Giardini su Kawasaki, con Emo Antinori Petrini su Ducati due volte a podio. Vettori si è assicurato in entrambe le gare i migliori tempi assoluti della categoria epoca. Thomas Pazzaglia su Suzuki ha dominato la Two Strokes, con Laureti e Tentellini a completare il podio. L'affollata TT Twin ha registrato i successi di Alexander Loncao il sabato e Alessandro Baldessari la domenica, con Stefano Porretti e Giuseppe Violano protagonisti a podio in gara 1. Il gruppo 4, classe standard, ha segnato il doppio successo di Andrea Orselli, che ha battuto in entrambe le giornate Alessio Porretti e Salvatore Calabrese. Passiamo alle moderne, dove una vera e propria girandola di emozioni ha tenuto il numerosissimo pubblico con il fiato sospeso fino all'ultima manche di domenica. Gli assoluti sono andati il sabato a Carmine Matarazzo, che con il motardo Honda 4,5 del team RCM ha fermato i cronometri sul tempo di 1 minuto, 14 secondi e 51, mentre la domenica show di Luca Salvadori, che alla guida della Ducati V4S del Broncos Racing Team ha sbriciolato i record della Deruta Castelleone, segnando il crono di 1 minuto, 12 secondi e 93. Passando al setaccio le varie categorie delle moderne, nella entry il campione in carica Daniele Fritz ha imposto la sua legge, centrando la doppietta in gara 1 e gara 2. Sul podio con lui Giovanni Luc e Luigi Tuia, con Nicolò Pintus e la sua Honda sul podio la domenica. Daniele Stolli su Yamaha ha vinto entrambe le gare nell'Under, mettendosi alle spalle il sempre presente Franco Federigi e Jonathan Grassi. Ritorno alle gare con doppia vittoria nella categoria Naked per il pluricampione Stefano Manici, che ha regolato sabato Marco Giovannoni e Giovanni Lazzari, mentre nella manche di domenica è stato Lucio Cazzin a conquistare il secondo posto con Marco Giovannoni terzo. Una leggenda della salita italiana, Stefano Manici, che torna alle gare dopo un anno dopo l'incidente di Isola dell'Ire. Stefano, intanto bentornato. Beh, sei tornato tra l'altro con due belle giornate di gara, due belle prestazioni. Sì, dai, come ti dicevo, ho fatto un po' fatica a riprendere dopo una caduta, è sempre, cioè io non sono mica Marquez che cade e sale su. Ma quindi Marquez ce ne sono pochi però. Vero, ce ne sono pochi. Ho fatto un po' fatica, mi sono accorto salendo, più salendo e togliendo secondi su secondi. Ieri una bella vittoria, dai, che mi ha fatto un po' contento dopo brutti mesi, vabbè, ma due spalle in 30 anni ci stanno, non è niente di grave, cioè molto di peggio, quindi non lamentiamoci. Oggi bene, ho migliorato il tempo, però ho avuto anche un bel avversario che mi ha impegnato e alla fine ho vinto per 3 centesimi, quindi poche volte mi è successo di avere anche fortuna, perché i centesimi alla fine sono uguali i tempi, dai, quindi bene così. Si profila Stefano un anno con questo Lucio Cazzin, ma ci sono anche Giovannoni, Lazzari, un anno divertente, perché la NEGD tu sei molto forte, però ci sono sempre dei belli avversari. Allora, io so, guarda, ormai è 30 anni, li ho passati tutti, Bonetti, Gurenga, ne ho contati di avversari, Duci. È bello, dai, che ce ne siano e siamo qua e andiamo avanti, che ormai anche se la carta d'identità è avanti, va bene così. Bravo Stefano. Grazie. La classe Supermoto ha trovato ancora una volta in Carmine Matarazzo il suo dominatore. Alle spalle del rider campano hanno trovato posto sul podio Daniele Tuzzi, Di Palma e Massimiliano Carlo Musto.
Manuel Dalmolin su Triumph è uscito da Deruta a punteggio pieno grazie alla doppia vittoria nella Super Open 600. Alle sue spalle Giorgio Mi ed Edoardo Rea il sabato, mentre domenica il secondo posto è andato a Loris Guerrini su Kawasaki, mentre Edoardo Rea su Honda ha conquistato un altro podio. Luca Salvadori ha dominato, come detto, la Super Open 1000. Salvadori ha battuto sulla Deruta Castelleone Francesco Piva su Suzuki e David Lignite su Yamaha. Salvadori ha sbriciolato i precedenti record del percorso umbro, dimostrando quanto velocemente si stia adattando alle corse su strada. Ragazzi, è arrivato Salvadori alla salita, ha demolito i record di Bottalico, due assoluti, un assoluto oggi, vittoria nell'Open 1000 ieri, pronti via. Luca, da Volterra c'erano, no? Il presagio che tu potessi far bene, però credo che neanche tu ti aspettassi di fare così bene subito. Sì, allora, l'anno scorso ero salito sul 1000 che non usavo da un anno, in strada era un attimino così, però mi sono trovato subito bene già l'anno scorso e, come dicevo, mi ha rapito la salita ed è un inizio di un percorso dove andrò anche a Englo adesso, settimana prossima, e diciamo che questo weekend è stato proprio l'antipasto perfetto e, che dire, stupendo, niente di che. Col Ducatone mi trovo benissimo, la conosco, è una moto che conosco da Dio, come funziona l'elettronica, come si deve guidare, e qui l'abbiamo dimostrato, direi. E poi tu, va bene, come pilota non c'è niente da dire, non abbiamo nulla da raccontare, sappiamo la tua grinta, la tua classe, però guardando il calendario della salita, questa era, passami il termine, la gara un po' più pugnetta, si va su strade molto più aperte, molto più scorrevoli, quindi fatta questa, con questi risultati, io credo che il tuo campionato non sia in discesa, perché le gare non sono mai in discesa, però possa dormire sonni un po' più tranquilli. Sì, aver iniziato, allora, le gare, esatto, succede di tutto, soprattutto in strada, quindi bisogna prendere le cose un attimino step by step e fare come abbiamo fatto questo weekend, magari partendo un po' meno cattivi all'inizio, con rischi un po' inutili, e però quando si chiude la vena è un po' così, devo ancora impararlo, però diciamo che siamo sulla strada giusta, insomma. Hai detto bene, perché poi i rischi che hai preso li vedranno nei tuoi video, io che li ho visti con gli occhi devo dire che sabato sei partito veramente col coltello tra i denti, sottovalutando forse un po' la strada, che non è mai pulita come una pista, le curvette bastardelle, è molto stretta la sede stradale, quindi tra virgolette ti è andata bene, però forse l'approccio anche in vista dello Spino, che è molto veloce, prima prenderci un po' le misure. Assolutamente, infatti lo Spino, che non sarà con le prove il venerdì ma sabato e domenica diretti, vuol dire che è come entrare a Misano e dopo due giri dover far la gara un attimino con i muretti, cioè un attimino così, quindi verrò magari il venerdì a fare due giri con la macchina su e giù per capire un attimo i punti di riferimento e magari gara 1, gara 2 andrà come andrà, bisogna andare, come dicevo, step by step, e poi darò tutto in gara 1 e 2 del round successivo, sempre lì allo Spino, dove magari conoscerò un po' meglio la pista. Allora, il problema che tu stai citando, cioè di non conoscere il percorso, in realtà è un problema che hanno avuto negli anni scorsi altri piloti. Loro prendevano la moto e in mezza settimana si facevano veramente i 100 km su e giù. Io non so se tu abbia il tempo, sinceramente, però quella è la cosa migliore, una giornata su e giù, almeno arrivi il sabato che sai dove gira quella curva. Sembra che io non faccia un cazzo, però in verità non mi posso permettere di andare lì a far su e giù diciamo durante un weekend, però il venerdì, se possibile, se la strada è aperta e qualcuno mi presta una moto, perché non ce l'abbiamo in ogni caso, ce l'hai una moto? Ma la moto te la troviamo, Luca. Grazie mille, verrà Max Mariola oltretutto, che faremo una cosa carina insieme, ci farà da mangiare in maniera molto gustosa. Mangia lo Spino? Questa è la notizia buona del giorno! Esattamente, cose belle, e quindi, che dire, speriamo di poter fare qualche salita per capire un attimino meglio, stando ovviamente nella nostra corsia, nei limiti. Naturalmente, chiudo dicendo, è una grande organizzazione quella di Deruta, è un grande motoclub, però io che vengo, seguo il campionato da anni, dico sinceramente che questa tappa tanto pubblico così non l'aveva mai visto. Questo è il volano che crea il tuo profilo, il tuo personaggio, e quindi avercene, fossi arrivato prima, perché sei arrivato solo al 2024? Sono in un campo minato in questo momento, però purtroppo magari, cioè, sono le novità, si fa sempre un po' fatica a farle digerire, però penso che
chi tocca con mano, come anche tu hai toccato con mano, come magari l'organizzazione ha toccato con mano, può capire che questa roba qui è da sfruttare ed è, penso, un qualcosa che possa avvicinare i giovani che sono il futuro per il motociclismo, perché alla fine, quando noi diventiamo vecchi bacucchi, diventeremo vecchi bacucchi, i ragazzini che adesso guardano e si gasano saranno loro che compreranno le moto e quindi bisognerà anche fare qualcosa, insomma. L'appello di Salvadori è: accattatevi uno scooterello e fate la class entry. Esattamente, ragazzi, dai, venite che qua con tutta la calma del mondo non dovete andare su con 215 cavalli come faccio io da matto, potete venire con la vostra motorettina, due gomme stradali, e andate su e vi divertite come dei pazzi. Bravo Luca, ci vediamo allo Spino. Ciao. Ciao Ciccio. Allora, Mani si parlava di generazioni, insomma, David Lignite era di primo pelo, però sai cosa mi piace di te, David? Che te vieni, ti diverti, ci dai, l'importante è divertirsi. Sì, l'importante è divertirsi, però mi interessa anche fare i tempi, cioè nel senso, se non c'è i tempi che voglio io non mi diverto più, perché fortunatamente sono abituato a stare nei primi. E quindi se al momento vedo che non è più il caso, ecco, non sono di quelli che poi continuerà a correre. Però devo dire che tu hai fatto un passaggio di categoria coraggioso, perché hai pilotato per anni il 600, il Kawasaki, che te l'eri praticamente cucito addosso, eri una scheggia. Adesso con l'R1 Yamaha poi ti arriva un Salvadori, Piva che con anni, insomma hai un bel parterre di avversari. Sì, sì, ma io come ho sempre detto, forse ce l'avrò detto altre volte, preferisco arrivare quarto, quinto, sesto e avere avversari tosti che magari vincono una categoria che do 3 o 4 secondi e secondo, ecco. Davide, dalla tua esperienza, cosa si può fare nella tua posizione con questa moto per migliorare un po' le prestazioni? No, la moto è a posto, le prestazioni secondo me sono belle. Ora, Salvadori è andato veramente forte, non posso paragonarmi a uno che lo fa di lavoro. Con Piva mi è dispiaciuto perché ho perso la seconda posizione per 3 decimi, quindi, ma io sono contento del 16,6 che ho fatto, e per me è il primo anno che vengo qui, non ero mai venuto, non conoscevo la strada, l'ho imparata sul bagnato, quindi ho fatto secondo me una prestazione di tutto rilievo. Che tra l'altro, dicevamo con Luca Salvadori, questo è il tracciato forse un po' più ostico per le 1000. Sì, mi immagino allora in quell'altro, voglio dire, qui ha fatto veramente la differenza, e lui va forte a tutto, a veramente. Mi confermi che per la 1000 questo è un tracciato molto particolare, perché è tortuoso, stretto? Sì, infatti ce l'ho sempre il Kawasaki, ce l'ho lì in garage, io ho detto un altro anno se continuo a correre mi sa che ritorno il Kawasaki, perché di solito uno quando invecchia compra la moto più piccina. Io ho fatto l'incontrario, invecchiando l'ho presa più grossa, però sono veramente, veramente, veramente soddisfatto del lavoro fatto oggi e ieri. Ci vediamo allo Spino. Sì, certo. Ciao. Podio fotocopia nella 2 giorni di gare nella categoria quad con Matteo Lardori, Duccio Lardori e Giorgio Grassi, rispettivamente primo, secondo e terzo. Si sono spartiti in egual misura le vittorie nella categoria sidecar gli equipaggi Barbie Bursi e Manfredi Tavaroli, che escono così da Deruta con una vittoria a testa. Ora un mesetto di stop e poi il circus del Virus Power CWS tornerà a sfidarsi nel weekend dell'8-9 giugno sulle avvincenti e storiche curve dello Spino per un'altra doppia gara valida per CWS e Chrono Climber.